Bella ragazzi, buongiorno, siamo arrivati nella fase attesissima, ovvero la festa delle gilde, siamo arrivati all'ultimo ranco, scusate, l'ultimo gauntlet, questo è proprio l'ultimissimo, quindi voglio ricordare che nessuna gilda italiana ci è arrivata, se non la IV1, ragazzi, che è veramente forte. Allora, prima di iniziare, perché molti sono curiosi a capire un attimino che cosa c'è dentro, i premi e quant'altro, vorrei passare un attimino i saluti. Allora, salutiamo Black Drago, Gabriele362, Boscov, The Yang e Unz. Unz, un saluto particolare, mi sembra che stanno facendo qualche cosina stanno creando, beh, potete leggermi il messaggio, si sono creati una loro gildina, sono felicissimi, quindi. Un saluto particolare a ITN, vediamo che gilda è giusto il nome, così li salutiamo per benino. Italian Nitro, beh, bel nome, dai ragazzi. Allora, sono piccolissimi ma sono molto affiatati, quindi li saluto a tutti. Allora, andiamo subito diciamo, al tema caldo della puntata, ovvero la festa di gilda. Oggi è solo lunedì, sono le 11 del mattino, ragazzi, quindi non sappiamo ancora tante cose. Allora, cerchiamo insieme di scoprire alcune cose. Allora, intanto, ragazzi, come potete vedere, lo stemma del coso è viola. Siamo praticamente all'espertissimo, ragazzi. Abbiamo in pratica 10 tentativi da fare con quello gratis. Allora, primissima cosa da dirvi: ci sono, ragazzi, missioni nuove. Allora, abbiamo già visto alcune missioni nuove, tra cui una molto carina e simpatica, però molto difficile, nel senso che ne ho vista una che parte da 125 punti, l'ho vista arrivare fino a 200 punti, praticamente è una missione casuale, no? Il tema della missione è che in pratica tu la prendi e ti dà una missione casuale, molto pericolosa. Quella da 200 punti, per esempio, richiedeva un aumenta potere di cerca di 3 milioni, ragazzi, cioè non è facilissima. Fortunatamente chi l'ha presa aveva una ricerca grossa in corso, quindi non ha avuto problemi. Tra altre missioni nuove, ragazzi, ho beccato una missione di giustiziare i comandanti nemici fino a 10. È veramente interessante quella missione, anche quella. Ho visto completa 10 eventi infernali. E man mano stanno uscendo delle missioncine nuove. Adesso praticamente vediamo insieme. Le cagate ci sono sempre, scusate il termine, come potete vedere la cancellare immediatamente. Vi ricordo, per chi non è al Gauntlet, c'è anche quello avanzato dove ci sono anche i covi da 19 più, da essenze da 19 essenze in più. Ragazzi, sono molto pericolose quelle. Se non avete T4, occhio a leggere bene le missioni. Vi ricordo sempre a tutti di non avere fretta nel fare le missioni. Andiamo a vedere le gilde, che sono veramente forti, ragazzi. Le gilde sono veramente forti. Prendiamone alcune a caso. Ragazzi, gilda da 30 miliardi. Oh, come faremo, ragazzi? Andiamo a vedere un'altra a caso. I MIP, ragazzi. I MIP, anche questa, se non sbaglio, è una gilda da 20 miliardi, ragazzi. Vediamo questi qua, Elite Stars. Vabbè. 6 miliardi. Comunque, le gilde, ragazzi, sono tutte quelle che hanno, chiaro, che sono salite dal Gauntlet avanzato nell'esperto, quindi sono tutte gilde forti e competitive. Come potete vedere, nei primi 5 non si va più da nessuna parte, perché non esiste ancora il Gauntlet, quello che io mi immagino sia il Gauntlet Oro, ovvero il Super Leggenda. Probabilmente lo integreranno, io sto facendo solo presupposizioni, non riesco anche più a parlare, ragazzi, scusatemi. È possibile invece scendere, ragazzi. Quindi si scende. Allora, prima di andare a vedere i premi, vediamo il primo posto, si prende pochino, nel senso mi aspettavo qualcosina in più, anche perché la difficoltà è molto elevata. Potete vedere 3 giorni di acceleratori, più 2 giorni, parliamo di praticamente sono 5 giorni, ragazzi, e 3600 gemme. Questi da quanto sono? 50%. Sì, sono un po' tirchi. Io avrei dato almeno 10.000 gemme e un acceleratore da una settimana o 10 giorni, minimo, eh. Poi andiamo a vedere i premi solitari. Come potete vedere, abbiamo sbloccato fino al 24esimo premio. I premi così sembrerebbero banali, ma posso dire che non lo sono, ragazzi, perché 3 giorni di acceleratore per due sono tanta roba, eh? Sono 6 giorni, 6 giorni sono quasi. Ricordo che 7 giorni sono 10.000 gemme, quindi non sono pochissime. 50 scrigni zanna curva o 38 dell'ape non sono pochi, ragazzi, non sono veramente pochi.
Questi qui sono dell'avanzato, 67 scrigni, non sono veramente pochi. Questi sono i premi, ma poi comunque andremo a vedere nel dettaglio quando andremo a vincere. Noi punteremo comunque al massimo, arrivare praticamente al massimo, che è il 24. Adesso vi faccio vedere giusto la leggenda, per quelli che comunque non ci sono mai arrivati. Allora, la leggenda chiede 122.000 punti, arrivare al rango 24, quindi hanno aumentato un po' quella che è la richiesta. Quindi che cosa vuol dire? I tentativi sono 10, 1000 punti, cioè 100 punti base tentativo, è chiaro che non sono più sufficienti ad arrivare al 24, quindi minimo una media deve essere di 122 punti, quindi media 122 punti a testa per 100 player, si ottiene quella che è l'ultimo premio. Allora, andiamo a vedere i nostri membri di Gilda. La festa comunque è iniziata abbastanza presto. Purtroppo abbiamo un inattivo, che comunque non me ne sono accorto durante la sostituzione dei membri, quindi siamo svantaggiati, quindi come se fossimo 99. C'è la possibilità che questo membro si riprenda, io lo spero. Vediamo un attimo, magari si è ripreso mentre sto facendo questa registrazione. Come potete vedere, un giorno di inattività. Ragazzi, qua è grave. Qui è grave, la colpa è la mia. Ricordo sempre, soprattutto quando la gilda è competitiva, se capitano degli imprevisti, delle cose, vabbè, l'imprevisto è poco calcolabile, ma laddove ci fosse un contrattempo pianificato e calcolato, comunque avvisate la gilda in modo tale che venite rimpiazzati. Allora, la gilda comunque è a 100 membri, il potere è salito, come potete vedere, bene o male saliamo di un miliardo di potere ad ogni festa di gilda. Qui scriviamo praticamente le informazioni di gilda in questo periodo, quindi quelle missioni che sono teoricamente che noi cancelliamo, le prenotiamo, le scriviamo, così quando il nostro Giorgio se la prende, se non gli serve, la cancella e se la cosa. Covid senza più 19, sono organizzate, nel senso che alle 21.30 la massima partecipazione delle T4. E ricordo che ci sono alcune missioni di completamento delle risorse livello 5, quindi noi chiediamo a tutti i membri, visto che comunque le risorse livello 5 sono limitate, di andare soltanto, ragazzi, se hanno la missione in corso. Allora, il video, se vi è piaciuto, un like. Alla prossima, dai ragazzi. Ciao a tutti.